Dottore, questa è una sorta di centro vaccinale mobile, lo avete praticamente allestito su un vaporetto. Abbiamo fatto la traduzione di quello che si usa fare in terraferma sui campi. Dobbiamo adattare una città d'acqua, una città estremamente complessa, dobbiamo raggiungere punti difficili, andare incontro soprattutto ai nostri anziani che hanno un'età per cui la mobilità viene meno e che, ricordo, poi l'isola di suo tende a isolare, quindi le persone si muovono con difficoltà. Ci sono anziani che al centro storico non lo vedono più da anni. Anche in Veneto è corsa al vaccino e a Venezia, per riuscire a vaccinare anche gli abitanti degli isolotti intorno alla città, ci si vaccina anche su un vaporetto. Obiettivo: raggiungere più persone possibili. Il nostro motto è non lasciare indietro nessuno e in una realtà come Venezia, che è fatta di terra e di acqua, bisogna studiarle tutte. Il battello attracca un imbarcadero predefinito e qui si decide che quel giorno tocca andare a vaccinare. L'imbarcadero funge da sala d'attesa. Poi all'interno, man mano che le persone entrano, ci sono due medici che fanno la parte anamnestica e convogliano poi l'utente a questa scatola bianca, un box con cui ricostruiamo il setting ambulatoriale in cui viene fatta la vaccinazione. Utilizziamo le sedute per il posto vaccinale, per l'attesa, per i 15-20 minuti. Il nostro obiettivo era più che altro intanto avvicinarci alla popolazione che difficilmente poteva raggiungere i centri vaccinali terraferma e poi comunque promuovere anche la vaccinazione anti-Covid, che è chiaramente fondamentale. Venezia nasce su centinaia di isole collegate da ponti e sono il centro storico. Poi ci sono delle macro isole che sono isole che hanno insediamenti importanti, oltre migliaia di persone. Un'estensione è veramente enorme in chilometri quadrati la città d'acqua, ok? L'acqua è più della città di fatto. Noi cerchiamo in tutti i modi di metterci a disposizione perché bisogna vaccinare più persone possibile. A maggior ragione a Venezia, dove arriveranno ospiti internazionali che vogliono il pass vaccinale, vogliono essere sicuri. Stiamo lavorando su questo. È un grande impegno, è un anno e mezzo di tormenti, insomma, cominciamo a vedere la luce.